Qui via il 4 maggio, prima tappa, cronometro di 9 km e 700 metri. Partenza e arrivo a Gerusalemme, frazione breve, ma piena di trabocchetti, continui saliscendi, numerosi cambi di direzione, la renderanno difficile da interpretare per chiunque. Seconda tappa da Haifa a Tel Aviv di 167 km si svolgerà prevalentemente su strade ampie, pianeggianti e con pochi cambi di direzione, una leggera salita a metà percorso, poi tanta pianura. Terza tappa da Beersheba a Eilat di 229 km attraverso il deserto del Negev, poca salita nella fase iniziale della tappa, poi sarà ancora vetrina per le ruote veloci, mai nella sua lunga storia il giro si era spinto così assurdo.